Prego. Voi siete per il reddito di cittadinanza? Sì, ma non rispondo. Sì, sì. Sapevate che oggi qui aprono al pomeriggio e non la mattina? No, non lo sapevamo. Siamo nel CAF CGL centrale principale di Genova, qui le pratiche per il reddito di cittadinanza partono al pomeriggio, come mai? Perché oggi al mattino diciamo siamo aperti e diamo gli appuntamenti. Però con le pratiche si parte al pomeriggio. Con le pratiche partiamo al pomeriggio perché questa mattina siamo in corso di formazione, quindi stiamo facendo un aggiornamento sul nostro software che è stato pubblicato appunto 2 giorni fa e per cui abbiamo a disposizione questo nostro programma per poterlo eseguire al meglio possibile. Va formato il personale, logicamente, anche perché è vero che non è un programma particolarmente difficile, però comunque come tutte le cose vanno fatte per bene. Quindi non c'è stato il tempo di formare il personale prima, avete avuto ancora bisogno di questa mattina per la formazione del personale, per non mandare anche il personale allo sbaraglio. Esattamente, proprio così. Le persone vanno appunto formate, abbiamo anzi dovuto chiamare in anticipo una decina di lavoratori stagionali che normalmente vengono per fare il 7.30, sono stati chiamati, quindi oggi sono anche in formazione appunto per questo reddito di cittadinanza, per farlo nella maniera più fluida possibile. Non avventurarci in strani conteggi, in strane previsioni, chi dice sì e chi dice no è l'INPS e l'INPS deve notificare il sì e il no alle persone, punto. Su cui noi abbiamo la responsabilità di dirgli guarda che se dopo non vai a fare l'altro pezzo, il sì che ti è stato dato lo perdi. Qui siamo agli sportelli, si stanno già per esempio dando informazioni sulla produzione degli ISEE. Sì, appunto, perché intanto è fondamentale per poter fare la cittadinanza avere fatto l'ISEE, per cui se una persona viene che l'ISEE non l'ha ancora fatta diamo un appuntamento per fare quello, dopo una settimana normalmente arriva la risposta da parte dell'INPS, da lì in poi si può fare la cittadinanza. Adesso notavo che stamattina in questa prima mezz'ora di apertura sono già venute circa 30-35 persone a prendere appuntamento appunto per il reddito, di cui 4-5 erano senza ISEE, per cui stiamo provvedendo così. L'appuntamento ce lo... Posso chiederglielo allora, quindi è riuscita ad avere l'appuntamento? Sì, 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 confermo. Per il 12 marzo. Quindi le hanno dato appuntamento per il 12 marzo alla fine. È soddisfatto o sperava di chiuderla prima? No, va bene, come tempi va bene, vediamo un po' quando si attuerà. Posso chiederle perché chiede il reddito di cittadinanza? Perché sono laureata e disoccupata e vorrei appunto mettere in pratica la mia laurea, ma ce lo sarà molto largo. Biologia, scienze biologiche, indirizzo botanico. E ho fatto anche un master a chimica. Purtroppo si vede che non è utile la mia preparazione, mi ha dato comunque qualsiasi cosa. Fiducia nei centri per l'impiego. Insomma, non so quanta offerta abbiano dalle aziende loro. Panettiere, però non c'è lavoro, non abbiamo lavoro. Sto lavorando 9 giorni alla settimana. Sto la domenica, do una mano a un amico e basta. Un anno più che non lavoro. Sì, un anno più, non c'è proprio niente. E adesso che cosa significa il reddito di cittadinanza per lei? Ma significa che ci danno una mano magari loro, non so, ci danno qualcosa per, anche per aiutare a pagare il mutuo, io c'ho il mutuo, però una volta lo paga mia sorella, una volta lo paga mio fratello, la rata, io non ce la faccio a pagare, perché paga 600 e passa al mese e non ce la faccio a pagare i soldi. La vive più come una misura di sussistenza o un aiuto nella ricerca del lavoro? Anche nella ricerca del lavoro, in tutto. Una focacceria, panettiere, non so, bidelle delle di scuola, non so, qualcosa del genere. Poi ho anche 66 anni, no? La pensione ancora non è arrivata. Se arrivava la pensione proprio no. Ti facevo solo il mio orto e basta.